L'Associazione Italiana Sommelier, anche quest'anno protagonista ad Agrimed, il salone della promozione agroalimentare tenutosi durante la Fiera del Levante di Bari, da sabato 13 a domenica 21 settembre 2014. Obiettivo della manifestazione, la promozione al pubblico delle eccellenze vitivinicole di oltre 200 cantine pugliesi, attraverso la degustazione e la comunicazione esperienziale all'interno dello spazio Enoteca Regionale di Puglia e la divulgazione didattica ad operatori e buyer provenienti da tutto il mondo, nell'ambito di workshop tematici. Siamo ad Agrimed, nel padiglione della Regione Puglia destinato alle aree politiche ed agricole. Siamo nell'Enoteca di Puglia, dove abbiamo avuto il piacere, l'incarico dalla Regione Puglia appunto di gestire la partecipazione verso appunto l'Enoteca per le degustazioni delle produzioni vitivinicole pugliesi. Una partecipazione importante, altissima se vogliamo, veramente molto entusiasmo. Devo sottolineare che le persone che si sono avvicendate ai nostri banchi, dove hanno trovato la competenza del nostro sommelier, non solo hanno chiesto e hanno gradito l'assaggio del vino a secondo del tema giornaliero, ma hanno anche chiesto approfondimenti, provenienza, vitigni, sistemi di allevamento. Questo ci ha fatto molto piacere perché è un po' come una prova di tutto il lavoro che da anni svolge l'AIS in Puglia, però è la prova come questa cultura del saper bere, del bere bene, di sapere cosa si beve, si sta via via diffondendo. Durante la manifestazione sono stati proposti al pubblico, come agli operatori professionali, diversi workshop tematici. Anche quest'anno, come ogni anno, presso il nostro padiglione abbiamo fatto delle degustazioni a tema. Abbiamo fatto dei workshop ad orario, fascia oraria, dalle 10 alle 12, 14, 16 e 18, 20. E durante questi workshop a tema abbiamo trattato molti argomenti inerenti al terroir e vitigni autoctoni pugliesi. E abbiamo fatto dei workshop per esempio su Bianca di Puglia, sui vini nel tacco, sui vitigni autoctoni, su Percorso Puglia, e abbiamo giocato anche con i nostri visitatori e abbiamo cercato di insegnare loro un po' la tecnica di degustazione di un vino con il giusto abbinamento cibo-vino. Il tema di oggi è per esempio terroir e varietalismo, cioè praticamente stiamo offrendo, facendo degustare i vini ottenuti da vitigni non propriamente autoctoni, quindi pugliesi, però coltivati nelle nostre zone, e quindi stiamo facendo questo tipo di degustazioni. Nel spiegare il perché dei blend pugliesi parlo sempre delle necessità contadine che hanno portato alla creazione dei blend, che poi sono stati solo disciplinati ma che spesso nascono da un bisogno contadino. Altre volte invece troviamo nei blend degli internazionali. Nella degustazione, nei workshop, facciamo sempre valutare l'aspetto visivo. Spieghiamo ai visitatori, quando fanno roteare il calice, perché lo fanno roteare, nel senso che loro alle volte si avvicinano al banco e lo fanno roteare senza sapere il perché, quindi spieghiamo perché lo fanno nella fase visiva e gli spieghiamo anche perché lo fanno nella fase olfattiva, e poi li sorprendiamo facendogli vedere quante varietà di cultivar esistono in Puglia, perché la nostra biodiversità, che è la nostra ricchezza, alle volte è sottovalutata anche dai pugliesi stessi. Il pubblico è molto interessato e va sempre via con la curiosità rispetto al vino pugliese, e la volontà di acquistare una bottiglia, perché capiscono sempre che ogni bottiglia racconta una storia. Numeri sono numeri molto interessanti. Abbiamo servito più di 4.000 calici. Le aziende che hanno aderito al nostro invito di essere presenti ad Agrimed sono state circa 200,
con le loro produzioni, a partire dalla Daunia, da Castel del Monte, via via scendendo per la Valle d'Itria e tutto il Salento. Abbiamo creato anche un'apposita area dedicata ai rosati, che, per i quali la Puglia comunque vuole esprimere qualcosa di importante, avviando già da qualche tempo, da qualche anno, il concorso nazionale dei vini rosati. Ma devo dire che appannaggio di gradimento non sono stati solo i rosati, ma anche i bianchi con alcuni vitigni autoctoni e soprattutto i rossi, per i quali i tre fari pugliesi, Nero di Troia, Negro Amaro e Primitivo, svettano su tutti gli altri. Visiva, olfattiva, gusto-olfattiva. Si compone di tre fasi l'analisi sensoriale di un vino che i sommelier Ace Puglia hanno fatto vivere agli oltre 10.000 visitatori dell'Enoteca regionale della Puglia, all'interno del padiglione Agrimed. Da sabato 13 a domenica 21 settembre 2014, 8 giorni di degustazioni, di valorizzazione territoriale, di racconto dei vini e delle tradizioni di Puglia.